Tozzi fu assunto nella megaditta con la qualifica di spugnetta per francobolli. Riuscì nell'impresa perché all'esame attitudinale, dietro soffiata di un capo usciere corrotto, rispose così a due strane domande del presidente della commissione. Le piace il cinema espressionista tedesco? Io, è il grande amore della mia vita. E voglio in questa sede ricordare i grandi maestri Murnau e Robert Wiene, di cui tutti noi non possiamo fare a meno dell'irrinunciabile capolavoro Das Kabinett der Dr. Caligari. Caligari! E chi è? David Groft? Groft! Non sento. Groft! Griffith! È il padre del cinema americano. Io lo adoro, è come se fosse mio padre, sa, dottor. Bene, giovanotto! Lei è dei nostri. Il potentissimo professor Guidobaldo Maria Riccardelli era un fanatico cultore del cinema d'arte. Una volta alla settimana obbligava dipendenti e famiglie a terrificanti visioni dei classici del cinema. In 20 anni Fantozzi ha veduto e riveduto Die Sire di Carlo Teodoro Dreyer, 6 ore. Uomo di Arran di Flaherty, 9 tempi. Ma soprattutto il più classico dei classici, La corazzata Kotionkin, 18 bobine, di cui il professor Riccardelli possedeva una rarissima copia personale. Scusi, che danno stasera? La corazzata Kotionkin. La corazzata. Bene, bene. Vadi. Bene. Oh, Gugino.